Ora attendiamo, dopo la convenzione firmata qualche giorno fa a Palazzo Chigi, attendiamo la pubblicazione della convenzione in Gazzetta Ufficiale. Gli interventi, come lei diceva, sono 44, distribuiti su 40 comuni della città metropolitana di Messina. Sono progetti di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza, importante perché il recupero delle periferie è una strategia anche urbanistica, per tentare di dare una risposta allo stato di disagio che queste nostre periferie, incontrano quotidianamente. Dalla firma della convenzione, quindi poi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i comuni avranno 60 giorni di tempo per trasformare quelli che erano progetti definitivi in progetti esecutivi e quindi con i progetti esecutivi possiamo far partire i cantieri nella città metropolitana di Messina. 40 cantieri che si aprono, sono interventi che rispetto alla realizzazione di altre infrastrutture, di altre tipologie di infrastrutture, richiedono anche manodopera e maestranze che i nostri territori hanno sostanzialmente, quindi una risposta all'occupazione. Molta parte riqualificazione, ma c'è anche la messa in sicurezza dei territori. Vogliamo rendere le nostre periferie più belle e più accoglienti, più verde, vedere di realizzare spazi per la socializzazione, vincere la paura in buona sostanza, perché oggi i cittadini hanno paura, la crisi economica determina questa chiusura in se stesse, nelle proprie case, nelle proprie famiglie, mentre dobbiamo spingere in questi appunto punti di aggregazione ad uscire, ad incontrarsi. Perché la paura si vince anche così, non avendo paura dell'altro. Il Lanci, che è stato, diciamo, il domus di questa vicenda, le pensi che l'intervento complessivamente, nazionalmente, vale 2 miliardi e 100 milioni di euro e se facciamo riferimento al cofinanziamento, perché sono azioni anche cofinanziate dalle città metropolitane o dai comuni capoluogo, parliamo di oltre 4 miliardi di risorse che vengono investite in questa direzione. Quindi è un monte risorse importanti che vanno nella direzione di un progetto di riqualificazione urbanistica dei territori, e però sono massimamente opere infrastrutturali.